Era da anni che sognavamo di visitare questa zona, bellissima in ogni stagione, ma assolutamente incredibile nel periodo invernale. Tutti questi piccoli villaggi e cittadine che hanno ispirato classici Disney e capolavori dello studio Ghibli sono sempre stati nella nostra wishlist e quest'anno finalmente siamo qui per visitarli con i nostri occhi. Non vediamo l'ora di condividere con voi questo magico viaggio in Alsazia. Quindi ora, divano, copertina e cioccolata calda alla mano, venite con noi in questa nuova avventura per prepararci alla grande a questo Natale. Partiamo presto la mattina, intorno alle 6. Ci aspetta un tragitto di circa 5 ore e mezza attraverso la Svizzera. Se comprate il bollino autostradale svizzero come noi a dicembre 2023, sarà valido fino al 31 gennaio 2025, quindi per più di un anno. Arrivati in Francia inizia a nevicare abbastanza forte, le strade sono tutte bianche, ma è una splendida accoglienza. Siamo a Guichem, prima tappa del nostro itinerario. Ci sembra di essere arrivati sul set di un perfetto film di Natale, anche complice la neve che ora scende fitta. Tutte le case sono decorate, ma una uguale all'altra, ognuna ha la sua particolarità. Ma prima di inoltrarci tra le vie del centro, cerchiamo un posticino per pranzare. Impresa non facile, dato che è lunedì e molti locali sono chiusi. Troviamo però questo bel ristorante sotterraneo all'interno di una cantina. Assaggiamo la nostra prima tarte flambée, piatto regionale che potrebbe sembrarvi una pizza, ma è molto diversa, soprattutto l'impasto. Io assaggio quella tipica, con formaggio, cipolle e pancetta, mentre Paolo una simile alla mia, ma con l'aggiunta del Munster, e non è niente male. Dopo esserci scaldati un po', usciamo per visitare finalmente il paese. Tutto parte dalla grande piazza centrale con la fontana. Lì si diramano le vie principali che ci portano a camminare tra case graticcio, nostra grande ossessione, tutte colorate in modo differente con addobbi straordinari. Passeremmo ore ad osservare tutti i dettagli di ogni finestra, di ogni porta, di ogni fregio o insegna di negozi e ristoranti. Sono queste piccole particolarità a rendere secondo noi incredibile un luogo. E in questo periodo le persone che abitano e hanno attività in questi villaggi fanno davvero un lavoro pazzesco per creare qualcosa di unico. Mentre passeggiate per Guichem provate a scorgere tra i tetti i tanti nidi di cicogna che ci sono qui. Il centro storico della cittadina ha una forma quasi circolare ed è ancora oggi circondata da mura. C'è una via che corre intorno al nucleo centrale, chiamata il Giro Tondo. Dovete assolutamente percorrerla tutta. Troviamo anche una bottega artigiana che produce il pain de pis, dolce al miele e spezie tipico dell'Alsazia e che mi sono segnata di assaggiare già prima di partire. È fantastico ragazzi, non potete non provarlo se verrete qui. Facciamo un'altra camminata per la via centrale, è difficile lasciare questo posto da favola, ma è anche ora di andare a fare il check-in. Siamo arrivati nella nostra stanza super nell'hotel qui a Mittelwier. Spero di averlo detto bene. Non ce la immaginavamo così bella. È proprio carina, anche se è un arredamento un po' retro, però ci sta. È un ambiente molto natalizio con tutto questo legno. È a tema con il viaggio. Ci sono due bagni, come sempre in Francia. Uno solo per il WC e l'altro per lavandino e doccia. E adesso ci riposiamo un pochino. Paolo sicuramente inizierà a salvare le foto del primo paesino che abbiamo visitato. E poi usciremo per andare a vederne un altro per la sera per cenare. Abbiamo trovato l'hotel in un paesino in una posizione strategica, a pochi chilometri da tutti i luoghi che vogliamo visitare. Sembra un castello in miniatura ed è tutto addobbato per Natale in modo super curato. L'hotel ha lo stesso nome del paese, Le Mittelwier appunto. Magari vi può tornare utile saperlo. Poco dopo lasciamo la stanza e guidiamo verso la nostra prossima tappa. Avete mai visto un paese che vi accoglie letteralmente con un sorriso? Guardate bene sulla torre d'ingresso, lo vedete anche voi, vero? Appena oltrepassato l'arco, lo spettacolo di luci e canzoni jazz diffuse dagli altoparlanti ci fa subito innamorare. Siamo arrivati nel secondo paesino di oggi, siamo a Turkheim, che è un villaggio piccolissimo ma super carino, e poi le casette che vedrete qua dietro alle mie spalle del mercatino sono stupende, non le abbiamo mai viste così personalizzate, una diversa dall'altra, e c'è anche un mega calendario dell'avvento qui alle mie spalle. Adesso facciamo un giro, poi cerchiamo un posticino dove cenare. Non c'è una grande scelta perché essendo lunedì molte cose sono chiuse, ma qualcosa troveremo. Nella piazza centrale c'è un piccolo ma curato mercatino di soli artigiani con qualche prodotto tipico del territorio. Le casette di legno colorate sono le più belle che abbiamo mai visto, ricreano un villaggio degli elfi di Babbo Natale. Sui palazzi e sulla chiesa vengono proiettate immagini dai colori sgargianti ma che fanno la loro scena, e in un angolo spicca gigantesco un calendario dell'avvento in versione maxi, anche la via centrale è molto bella.
Andiamo a cena nell'unico ristorante che abbiamo trovato aperto e con posti disponibili. È un po' caotico, ma non abbiamo mangiato male. Paolo ha provato gli spatzol con il Munster. L'influenza tedesca nella cucina tradizionale si sente davvero molto. Io invece avevo voglia di stare leggera, ho preso solo un piatto di formaggi tipici e un po' di insalata. Dopo questa cena usciamo e ci attende una sorpresa. Tutte le sere alle 21, infatti, nel periodo dell'Avvento, è possibile partecipare al giro di ronda con il Veilleur de Nuit, cioè il guardiano della notte. Questa figura esiste nel villaggio di Turkheim dal 1540 ed è bellissimo secondo noi che questa tradizione sia sopravvissuta fino ad oggi. La funzione principale del guardiano era quella di fare la ronda nel villaggio, ricordando agli abitanti di spegnere le candele per la notte per prevenire gli incendi. Il tour è davvero suggestivo e ve lo consigliamo. Purtroppo però è solo in francese. Io ho tentato di tradurre il più possibile a Paolo, ma con scarsi risultati. Finita la ronda di un'ora, salutiamo Turkheim e torniamo in hotel a riposarci per domani. Ci svegliamo appena prima dell'alba. Prendiamo la nostra macchina e iniziamo a guidare su quella che viene chiamata la strada dei vini d'Alsazia. Si intuisce facilmente il perché. Nel frattempo è uscito il sole e la luce è pazzesca. Oggi abbiamo deciso di dedicare tutta la nostra giornata a Colmar, la città più grande che vedremo in questo viaggio. Ci siamo alzati prima delle 7 per arrivare in centro prima della maggior parte delle persone, ma come prima cosa la colazione. Il pane al cioccolato non possiamo non mangiarlo almeno una volta mentre siamo in Francia, ma proviamo anche un manalà, brioche tipica del Natale in Alsazia a forma di omino. È super approvata, la vedrete un po' ovunque nelle boulangerie. Passiamo accanto alla cattedrale e poi ci dirigiamo verso uno dei punti più iconici e più fotografati di Colmar, l'incrocio di vie davanti all'edificio chiamato Au Vieux Pignon, datato 1588. Le case in questa via sono una più bella dell'altra, non ci stuferemo mai di fare foto e ammirare queste costruzioni così fiabesche. Siamo appena arrivati a Colmar, abbiamo deciso di venire presto la mattina, prima che aprissero anche i mercatini e anche tutti i negozi, sperando di vederla un po' vuota, senza persone, perché sappiamo comunque che è molto turistica in qualsiasi periodo dell'anno, ma soprattutto adesso a Natale. Adesso stiamo andando verso la piccola Venezia, vediamo com'è. Let's go outside, the snow is falling down and every child... Arriviamo così nel quartiere chiamato la Piccola Venezia. Questa zona è bellissima, le casette tutte colorate che si specchiano nei canali e le decorazioni che impreziosiscono le vie sono splendide. Prima che sia troppo tardi e si formi la fila, andiamo a fare una cosa molto caratteristica della Petit Venise, un giro in barca sul canale creato dal fiume Louche. Non fermatevi alla partenza delle barchette sulla via principale, dove c'è sempre una coda incredibile. Seguite i cartelli che vi porteranno a camminare tra le vie secondarie, per lo più deserte, fino a un punto meraviglioso, con un secondo attracco per le piccole imbarcazioni in legno. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby with you. Il ragazzo che conduce la barca ci racconta una storia interessante ma che non vogliamo spoilerarvi. È una bella esperienza. Il giro dura circa 30 minuti e il costo del biglietto è di 8 euro. In alcuni punti ci si deve abbassare per passare sotto i ponti, quindi attenti alla testa. Iniziamo ad esplorare le tante piazzette disseminate per il centro storico. I mercatini sono suddivisi in 5 diverse piazze e sono tutti uno diverso dall'altro. Gli stand però che ci sono piaciuti di più sono quelli all'interno della vecchia dogana. C'erano artigiani che lavorano il vetro, l'argilla o che creano biscotti decorati in modo perfetto. La vecchia dogana, tra l'altro, è uno degli edifici storici più importanti della città e dalla sua scalinata esterna si ha una vista privilegiata e speciale su Au Vieux Pignon. Non perdetevela. Al di là dei mercatini, la cosa migliore da fare in città è senza dubbio girare tra le vie e vedere tutte le case addobbate e i negozi che si ingegnano con decorazioni sempre diverse e particolari. Mentre camminate tra le stradine, non dimenticate di passare da Maison Pfister per ben due motivi. Primo, perché l'edificio è simbolo della città e poi, a vederla, non vi ricorda qualcosa? Se come noi amate le opere dello studio Ghibli, riconoscerete certamente l'ambientazione del castello errante di Howl. Il maestro Miyazaki pare abbia preso ispirazione proprio da Colmar o comunque da questa zona della Francia per disegnare la città di Sophie, come si vede all'inizio del film.
Torniamo alla collegiata di San Martino, che questa mattina avevamo visto solo di sfuggita. È una chiesa imponente e bellissima, il colore degli esterni è particolare, tra il marrone, il rosso e l'arancione. L'interno invece è un po' austero, ma comunque di grande impatto. Passiamo per una delle vie più autentiche di Colmar, che è inspiegabilmente snobbata dalla maggior parte delle persone. È Rue de Tanneur, che segna l'ingresso all'omonimo quartiere dei conciatori, che qui hanno continuato a lavorare fino al XIX secolo. Le case sono alte e strette, perché nei solai venivano messe le pelli ad essiccare. Ci fermiamo per pranzo al mercato coperto, che si trova proprio qui accanto. C'è davvero una grande scelta su dove poter mangiare e tanti stand differenti tra cui scegliere. I prezzi sono nella media, simili a quelli che abbiamo trovato un po' ovunque. Per mangiare, infatti, nel nostro viaggio abbiamo speso circa 15 euro a testa per pasto. Venite presto perché potrebbe diventare complicato trovare posto a sedere. Comunque Paolo mangia una tarte flambée, mentre io provo una quiche di verdura davvero buona. In altri stand troviamo alcuni prodotti biologici che ci sembrano deliziosi e scegliamo di portare a casa con noi un pain de pis da far assaggiare anche al resto della famiglia. Interrompo brevemente la vostra visione del video. Sapete che quando faccio queste apparizioni per darvi un'informazione o comunque per dirvi qualcosa di importante. Come sicuramente saprete, ho avviato la mia piccola attività di travel design. Se non avete visto il video in cui spiego nel dettaglio quello che posso fare per voi, lo trovate qui sopra oppure qua sotto in descrizione. Volevo prima di tutto ringraziare chi ha già prenotato o ha già fatto addirittura con me le prime consulenze e sono felicissima di conoscervi di persona. Ho pensato quindi per questo Natale, dato che mi è anche stato chiesto, di creare delle gift card da regalare a chi volete con i vari pacchetti delle mie consulenze. Se acquisterete le gift card entro il 31 dicembre di quest'anno avrete anche un piccolo sconto sul costo totale delle consulenze e saranno rispettivamente questi sconti il 10% su Travel Tips, il 15% su City Escape e il 20% sul pacchetto completo che è Travel Adventure. Comunque vi lascio qui sotto in descrizione tutti i vari dettagli e anche la mia mail dove potete scrivermi se volete chiedermi qualcosa in più. Grazie e ora torniamo pure a Colmar. Tornati a camminare tra le vie della città, ci fermiamo a prendere un succo di mela caldo per scaldare un po' le mani del freddo e proviamo anche un brezel dolce. Impossibile venire a Colmar e non mangiare almeno un brezel, dolce o salato che sia. Noterete sicuramente a terra dei piccoli segnali dorati con disegnato un famoso monumento non proprio francese. Seguendoli arriverete al museo dedicato a Frédéric Auguste Bartholdi, costruttore appunto della Statua della Libertà. Non distante troviamo un altro edificio degno di nota, la Casa delle Teste. Dal nome si capisce subito cos'è raffigurato sulla sua facciata. Ben 111 teste umane e al centro sul tetto una statua scolpita dal solito Bartholdi, molto bello. Di fronte si trova il Musée Ancy, dedicato al più famoso artista e fumettista di Colmar. Al piano terra si trova un negozio, molto scenografico, mentre al primo piano il museo. Il costo del biglietto è di 5 euro. Quando scende la sera, la città si accende e si illumina di mille colori. Ci sono proiettori sulle facciate dei palazzi, lucine su ogni albero e l'aspetto delle vie si trasforma. Torniamo verso il quartiere lungo fiume, per fare una cosa che non volevamo perderci, ma prima una merenda. Finalmente provo questo dolcetto tipico dell'Alsazia, che non avevo ancora provato ma mi ero segnata di assaggiarlo. Sembra buonissimo, non riesco a pronunciare il nome. O ve lo faccio uscire qui oppure lo dirò in voiceover. Adesso lo assaggio e poi vi dico com'è. Devo confessarvi che non mi è piaciuto molto. È come un pan d'oro ma asciutto. Avrò scelto forse male il posto dove comprarlo. Fatemi sapere se voi l'avete provato e se vi è piaciuto. Comunque andiamo verso la nostra destinazione. Ora che è buio è impossibile non notarla. Dato che qui è vietato volare con il drone, non potevamo perdere l'occasione di vedere Colmar dall'alto, completamente illuminata. Il giro sulla ruota panoramica non costa poco, 9 euro a testa, ma il panorama è davvero super. Torniamo a terra e andiamo in cerca di un posto tranquillo dove cenare. Per cambiare un po' dai soliti piatti, mangiamo una zuppa di verdure, che non è niente male tra l'altro. Facciamo un'ultima passeggiata tra le vie di Colmar che si stanno lentamente svuotando. Salutiamo questa magica città e torniamo in hotel per la nostra seconda notte qui. Ultima mattina in Alsazia. Ci dispiace aver avuto così poco tempo per esplorare questa zona.
Facciamo il check out e andiamo verso il nostro ultimo stop del viaggio, il paese di Reykjavík. Il villaggio è famoso per essere l'ambientazione di uno dei classici Disney più belli di sempre, La Bella e la Bestia. Arriviamo abbastanza presto e ci sono ancora poche persone in giro, ma come per Kalmar ci sono un sacco di camion che stanno scaricando le merci. Facciamo quindi come prima cosa la colazione. Troviamo questa boulangerie deliziosa in un palazzo colorato e stupendo che ha una grande scelta di dolci e pane. Tempo di fare colazione e il paese si è riempito incredibilmente. I tour organizzati sono tantissimi e invadono la via centrale. Sicuramente lo state immaginando, questo ci ha rovinato un po' la visita. Se in settimana è così, non possiamo immaginare nei weekend. Ci buttiamo nelle vie laterali che sono completamente vuote e riusciamo a goderci tutta un'altra atmosfera rispetto alla ressa del centro. Giriamo un po' per queste viette, splendide, con case a graticcio dai colori sgargianti, molto più vivaci rispetto agli altri posti che abbiamo visto nei giorni scorsi. È facile immaginarsi Belle che passeggia qui con un libro sotto al braccio. Dovremmo provare a tornare in una stagione diversa a Reykjavík per vederla in tutta la sua bellezza. Ora ci aspettano 6 ore di auto attraverso la Svizzera, passando accanto a laghi e montagne, attraverso tunnel lunghi 17 km e pianure punteggiate di fattorie. È stato breve, ma un viaggio speciale, che ci ha ricordato ancora una volta quanto amiamo la magia di questo periodo dell'anno. L'atmosfera da fiaba di questi paesi è davvero impareggiabile e speriamo di essere riusciti a trasmettervi almeno in parte quello che ci hanno regalato. Grazie ancora una volta per essere stati i nostri compagni di viaggio. Grazie per il supporto e per essere arrivati alla fine del video. Non dimenticate di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e magari di condividere il video. A voi non costa nulla, ma per noi è fondamentale. Noi ci vediamo venerdì prossimo con l'ultimo viaggio dell'anno e per farci gli auguri di Natale. Un abbraccio. Ciao. Ciao.